In questo convegno organizzato dall'Associazione di Cultura Politica Il Cantiere incontriamo Antonella Vallone, che è un attore, un regista, che gentilmente appunto ci dice due parole importanti, perché io ho saputo che lui qui proprio tempo fa lavorava perché aveva un teatro, dirigeva un teatro, e qui stiamo vicini, molto vicini al mercato Testaccia. Oggi ci sono altri locali, ci sono delle strutture moderne ed è un po' un ritorno però su altre tematiche, dall'arte passiamo alla politica. Alla politica? Allora, dunque, innanzitutto la cosa curiosa è che non sono arrivato qui questo poco fa, che cercando il numero del cantiere e ho detto ma qui c'era un'altra cosa, c'era il Teatro dei Cocci, che è esistito fino al 2005 e che io ho gestito per 15 anni, dal 93 circa, 92-93 fino al 2005, e quindi è stata molto curiosa questa cosa. E poi questo grazie a Pierpaolo, che è una persona... Pierpaolo che sappiamo e diciamo che ha un'antisensibilità diciamo artistica, vicina al cinema, allo spettacolo, al teatro. Assolutamente sì, è per questo che ci siamo comunque incontrati e trovati. Sei in partenza, sappiamo che sei in partenza, per qualche giorno partiamo perché stiamo riprendendo la tournée di questo spettacolo fortunatissimo di Manlio Santanelli, che è un autore, ci tiene a dire, vivente, che si chiama Regina Madre ed è composto da due personaggi, uno è Milena Vukotic e l'altro è Antonella Vallone, che sono io, e curo anch'io la regia di questo spettacolo. È partito al Teatro dell'Angelo, che è il mio nuovo teatro, qualcuno lo sa, già da 10 anni che lo gestisco, e che sta in Prati, via Simone Sembon, vicino Metro Ottaviano, un teatro molto bello di 300 posti. È cominciata lì la storia di Regina Madre, è continuata lo scorso anno, siamo stati a San Babila a Milano, al Gioiello di Torino, tutto il Veneto, eccetera, eccetera, e adesso ripartiamo per alcuni giorni intanto e debuttiamo in tutti i teatri bellissimi, tutti del nord. E debuttiamo il 17 marzo a Mezzo Lombardo, che è vicino a Trento, poi siamo 2 giorni a Bologna al Teatro Odeon e poi a Pavia, a Sondrio, Bassano del Grappa, Cirie, che è un posto vicino a Torino, e poi Guastalla. Sono tutti teatri istituzionali molto, molto belli, e quindi siccome lo spettacolo è particolare, perché come in tutte le cose di Manlio Santanelli è estremamente comico, ma racconta un dramma, in fondo è la storia di una madre e un figlio, figlio grande ovviamente, ed è piena di risate e c'è una Milena Vukotic deliziosa, impagabile, meravigliosa, di me non vi posso parlare, se lo vedete direte voi che ci sto a fare io da dentro. Allora, ricordiamo Milena Vukotic, una grande attrice italiana. E io su questo tema ovviamente dell'arte e la cultura e lo spettacolo, proprio recentemente abbiamo sentito che ci sono delle brutte notizie per quanto riguarda i piccoli teatri, le piccole compagnie, ci sono dei tagli alla cultura e praticamente in qualche modo questi piccoli stabili, le piccole compagnie si dovranno in qualche modo sostentare solo col costo, o meglio con quello che ricavano dai biglietti. Ecco, tu che pensi di ciò? Allora, quello che penso è un discorso, quello che mi riguarda è un altro. Io non ho sovvenzioni perché non ho santi in paradiso, quindi il Teatro dell'Angelo, che mi costa circa 35.000 euro al mese, tra tutto, non ha nessuna sovvenzione perché il Ministero ha detto no, non ha trovato i requisiti adatti, non so perché, non me lo domando, per cui a noi egoisticamente non cambia niente, continuiamo a star male. Questo è il discorso. La cosa che voglio dire però è abbastanza fortina, insomma, per esempio prendiamo la Francia. La Francia c'è un gruppo di persone esperte che si dedica alla cultura, per cui che fa? Va nei teatri e vede gli spettacoli. Sarebbe molto carino che ci fosse qualcuno competente che dice tu, vabbè, se ti vuoi divertire con queste sciocchezze, falle. Va bene, ma se c'è qualcuno che va aiutato proprio perché fa cose più importanti, insomma, perché non è che il teatro sì che è divertimento, la cultura anche è divertimento, se vogliamo, no? Dobbiamo volere. Quindi voglio dire,
Qui ogni tanto si mette quello che stava ai trasporti, no vabbè, ma mettiamo la cultura, è meglio, quell'altro viene dalla sanità, cioè che senso ha? Diciamo che ci sono paesi molto più seri del nostro, questo lo dico con veramente grande dispiacere. Diciamo che insomma scontiamo questo grandissimo mistero che è un paese insomma come l'Italia, che è una patria culturale, non riesca a trarre un profitto dalla cultura stessa. Non ve ne importa niente, diciamolo, non ve ne importa niente. Io una volta sono andato da un assessore alla cultura, non a Roma, e ho presentato un progetto, in quell'epoca era una cosa molto carina di Edoardo Scarpetta. Sono andato lì e lui mi ha chiesto: lei è il signor Scarpetta? Io mi sono alzato e me ne sono andato, con tutto che Edoardo Scarpetta non è che questo grandissimo nome, voglio dire, però era il padre di De Filippo, vogliamo dire almeno questo. Mi sono alzato e sono andato via. Ho detto: ma che ci parla? Mortificato, un po' schifato. Ma che ci parla a fare? Non ha senso. Quindi noi ridiamo perché troviamo sempre la parte comica in queste situazioni, però è grave, è molto grave, perché una commissione di esperti che va in giro a vedere gli spettacoli, ma dico esperti, non dichiarati esperti da qualcuno non esperto, potrebbe comunque aiutare lì dove bisogna aiutare. Voglio dire, non è che non si può fare la commedia facile facile, ma perché no? Esistono tanti modi di divertimento, però mi sembra più giusto aiutare un progetto che abbia un valore anche storico. Vi dico una stupidaggine, è chiaro che faccio gli esempi su di me, no? Abbiamo fatto lo spettacolo su Petrolini, scritto da Giovanni Antonucci, che tra l'altro è un critico teatrale, uno scrittore, è un regista, fa 2000 cose, tutte legate all'arte. Qualcuno non sa neanche chi è Petrolini, adesso sono passati 300 anni, ma questo non vuol dire comunque, perché noi dobbiamo sempre dimenticare quello che c'è stato prima di noi, e questa è la grande tristezza di questo paese. Ecco, se ognuno facesse il lavoro suo, sicuramente andrebbe molto meglio. E la politica rovina, ci rovina molto, perché poi evidentemente ci sono dei grossi scompensi, e uno che deve tentare di continuare a vivere, parlo artisticamente, è chiaro che magari ha un progetto importante, ma non parlo di cose noiose, che Petrolini fa ridere, è solo il fatto di dire che non c'è un sostegno, non c'è un sostegno, e uno si sente completamente solo. Allora, perché io devo decidere? Perché, ecco, non faccio uno spettacolo su Renato Rascel, io potrei farlo, perché la gente non sa più chi è Renato Rascel, a meno che non c'hai 55, 60, 65 anni. E allora io perché devo investire su una cosa che per far conoscere al pubblico chi era Renato Rascel? Non lo faccio perché non sono mica mecenate, non ce l'ho i soldi per farlo. Invece un'operazione del genere potrebbe essere: bene, ti diamo un sostegno, provaci, ti sosteniamo fino a un certo punto, non è che ti pago qualsiasi cosa, no? Voglio dire. Ecco, e quindi queste cose non sono più possibili se non negli stabili, dove comunque c'è una sovvenzione, giustamente, per carità, però si danno. Non bisognerebbe dare delle sovvenzioni per amicizia, dico una cosa scontata, la palissiana, però in realtà succede tutto il contrario. Questa è l'incultura, incultura anche della politica, che dovrebbe essere cultura anche la politica, purtroppo in Italia è incultura. E poi parliamo della cultura, no? Ma se andiamo a parlare della sanità, perché la sanità deve andare uno che non c'entra niente con la sanità, o con i problemi della sanità, non che debba essere necessariamente un medico. È tutto così. Va bene Antonella, abbiamo parlato con Antonella Vallone di meritocrazia in pratica, lo ringraziamo, e ovviamente non so, adesso non faccio auguri perché ci sono c'è una molti attori sono scaramantici, se si vuol dire, io dico in bocca al lupo quella parola che la gente non sa che vuol dire, molti dicono mer. Non sanno che vuol dire, e qualcuno si scandalizza e qualcuno pensa che chissà che battuta sia. Questa viene dal passato, no? Facciamo cultura, diciamo questa cosa. Un tempo a teatro si andava in carrozza, quindi quando si dice eccetera, vuol dire mi auguro che la piazza sia piena di, perché vuol dire che sono arrivate tante carrozze con tanti cavalli che poverini in quel momento hanno un problemino. Certamente, va bene, grazie ancora, grazie. Ciao, grazie.